Thank you.
Ciao a tutti e benvenuti. Abbiamo allungato un pochettino l'intervallo visto che c'era il presidente Conte che stava parlando. Vi saluto tutti a nome dell'Associazione Allievi Quadrante Lombardo, di cui io sono presidente. E innanzitutto spieghiamo cos'è il Quadrante Lombardo. È una sezione regionale dell'Associazione Allievi. L'associazione allievi AIVA-CVC, per meglio dire, fu fondata nel 1969 dal grande Guido Colnaghi, grazie Guido per sempre, e allo scopo di consentire ai propri soci di arricchire le proprie, diciamo, esperienze nautiche dopo i corsi della scuola e quindi praticare la vela nello stesso spirito del centro velico. Ah, delle sezioni regionali un po' diffuse in tutta Italia e noi siamo il Quadrante Lombardo. Quali sono le attività del Quadrante Lombardo? Allora, sostanzialmente abbiamo una attività di deriva che si svolge nella base nautica del Circolo Velico Marveglia, grazie Nicolò per la collaborazione, e qui abbiamo praticamente le stesse derive che ci sono al centro velico. E quindi il socio non deve fare altro che venire a trovarci su al lago in compagnia, oppure se è da solo, lì troviamo noi l'equipaggio per fare delle uscite in deriva. Abbiamo anche un'altra attività ecco, qui vedete ancora un'immagine delle nostre derive, un RS500, un Argo, se non mi sbaglio, una parte del nostro staff. Abbiamo anche un'attività di cabinato che per cui utilizziamo un J24 molto ben attrezzato, facciamo attività sia di uscite giornaliere che anche di regata e siamo iscritti al campionato velico dell'Ario ed anche ad altre regate, sempre sul lago. Facciamo poi attività di navigazione come del resto AIVA nazionale. Organizziamo dei semplici weekend in barca a settimane o 15 giorni in barca, che
un po' in tutti i mari, per in tutti i mari sottolineo in tutti i mari perché praticamente abbiamo navigato a partire dai Caraibi sino anche a oltre il circolo polare artico, e non scherzo, perché per esempio col quadrante capitolino siamo andati all'arcipelago delle Lofoten 2 anni fa. Qui però vedete, guarda un po', una immagine della navigazione che abbiamo fatto di Capodanno, perché facciamo sempre canivazioni invernali, e 2 anni fa siamo andati, tornati a casa nostra, e qui ne avevamo Caprera tutta per noi, come vedete i capannoni, il guidone Associazione Allievi e il guidone Centro Velico vicini vicini. A noi intanto ci scappa di tornare a casa, è praticamente impossibile non farlo, e questo testimonia il legame indissolubile che abbiamo con la nostra scuola. Poi, una volta all'anno ci raduniamo per il nostro raduno nazionale, ci troviamo un sacco di barche per fare un po' di festa 2 o 3 giorni, c'è anche una regata sociale che chiaramente, come tutte le veleggiate non competitive, finisce sempre con il coltello tra i denti, come sempre, insomma. Ci si diverte molto. Poi, per ultimo, organizziamo a Milano saltuariamente, diciamo mensilmente, delle serate marinaresche dove invitiamo amici esperti che ci parlino di mare, di navigazione. E per ultimo abbiamo scoperto questo nuovo mezzo che probabilmente si utilizzerà sempre di più, dei video incontri del quadrante. Vengo quindi ora a presentare il video incontro di questa sera, che tratterà un argomento di sicuro interesse, cioè la navigazione d'altura. La navigazione d'altura è sempre stato un'attività ben presente nel centro velico di Caprera. Da un paio di stagioni, dalla stagione scorsa per la precisione, si svolge il corso C5 altura, utilizzando delle barche molto innovative come il Pogo 1250, e quindi abbiamo tutta un'attività, dei corsi che sono esattamente incentrati su questa attività. I Pogo 1250 sono abbastanza simili al Pogo 40, al Class 40 che ci presenteranno i nostri amici. Quindi è mio grande onore presentare questi due amici esperti, che sono Luca Sabiu e Fabio Matrone, e sono responsabili di Master Sail, che è un team di eccellenza che propone navigazioni di altura, navigazioni in autonomia, che significa non strettamente in solitario, ma persone che hanno magari bisogno di essere autonomi in barca senza, come dire, contare sull'aiuto magari del marito o moglie o figli, insomma, se la possono cavare da soli. Preparazione alla sicurezza e molto altro, ma di questo ce ne parleranno estesamente i nostri amici Luca e Fabio. Presento Fabio. Fabio ha seguito una cosa: entrambi hanno un passato da allievi iniziale come caprerini. Alcuni, diciamo, le solite male lingue dicono sia un difetto, ma non certo per noi, e quindi hanno poi seguito un percorso diverso e sono ritrovati a Master Sail. Fabio ha seguito, tra una navigazione e l'altra, percorsi di formazione come istruttore al CVC, ai Glenan e Vivere la Vela, e ha conosciuto Fabio, io personalmente ho conosciuto Fabio durante dei raduni navigazione di AIVA CVC, cioè la nostra associazione, per cui è stato un nostro valente capobarca. Luca, già in molti lo conoscono, è un istruttore FIV, comandante navi da riporto, è un professionista con esperienza di navigazione oceanica sia in equipaggio che in solitario, parentesi mini 650, è un esperto di sicurezza e collaboratore di numerose e importanti riviste di vela. Io ho conosciuto Luca al corso FIV e da subito ho apprezzato il suo approccio pratico alla materia marinaresca. Mi piace ricordare
se posso, Luca, una frase che mi ha colpito, tu Marco lo sai, ma te lo dico adesso, riferita alla gestione dell'equipaggio e delle situazioni critiche in generale, ed è questa: tu skipper, più sale il vento e più deve salire la tua calma. E io me la son presa e me la son messa in tasca. Quindi lascio la parola ai miei due ospiti, io rimango in ascolto per raccogliere le domande che gli spettatori e amici vogliono porre a voi. A te la parola, comandante Luca. Bene, io la passo un attimo a Fabio, che lui essendo un istruttore, dai, è più di casa di me. Vai Fabio, poi me la ripassi. Grazie Luca, grazie Giancarlo. Siamo tutti e due molto contenti di essere ospiti di questa pagina del Quadrante. Mi piace molto il riferimento che hai fatto a Caprera, perché io praticamente ho iniziato lì, ho realmente iniziato lì. Mi piace molto il riferimento che hai fatto al C5, perché il mio ultimo corso da allievo a Caprera è stato l'altura, che allora si chiamava 3Q per la verità, con una persona che credo conoscano tutti quelli che stanno seguendo, quasi tutti, che è Andrea Monticelli, che approfitto per ringraziare per l'ennesima volta, perché è stato così un po' una svolta per me fare quel corso con Andrea Monticelli. Lui in parte lo sa, in parte no, ma quello ha dato poi il via a tutta una serie di cose fino ad arrivare ad oggi. Quindi sono veramente molto contento. Faccio solo una precisazione: non chiamarmi esperto, perché io non mi ritengo un esperto, cerco di navigare il più possibile, ma l'esperto è Luca, secondo me, non sono io. Bene, anch'io vi ringrazio, anch'io sono molto onorato e contento. 25 anni fa ho fatto il mio percorso a Caprera, ricordo anch'io con molto piacere il mitico Georg, che ho saputo che è mancato, ma persona che me lo ricordo molto molto bene, è stato molto molto formativo. Io sono convinto che siamo tutti un po' figli di Caprera, quindi tantissimi velisti in Italia sono figli di Caprera. Bene, iniziamo la serata. Di che cosa parliamo questa sera? Intanto vedo collegati tantissimi skipper e istruttori super, super tecnici e consolidati, quindi bellissimo, grazie, perché secondo me il valore aggiunto di queste serate è proprio il confronto, la condivisione, che alla fine ti fanno crescere, no? Perché poi ognuno quando è comandante è là in mezzo al mare e quindi è da solo, quindi il confronto secondo me aiuta sempre. Da che cosa partiamo? Partiamo dalla sicurezza, partiamo da un metodo che noi utilizziamo, sia io che Fabio, un metodo proprio più che un metodo, un approccio che ha questi due cardini fondamentali su cui, cioè questi due cardini saranno il fil rouge di un po' tutta la serata, anche quando parleremo di come attrezzare la barca e tutto quanto, che sono la consapevolezza e la competenza. In mare, sappiamo, il mare è un ambiente ostico, un ambiente duro, ci chiede competenza. E io incontro tantissimi allievi anche nei corsi one to one che navigano veramente da tanti tanti anni, però poi anzi, intanto grazie Gianca per quella frase, che è un po' il mio modo di pensare e il mio lavoro, quello, quindi non me la ricordavo che l'avevamo scambiata. Quindi tanti allievi che, quando le condizioni diventano un po' più impegnative, anche se navigano da tanto tempo, vanno un po' in difficoltà perché l'allenamento è anche quello un po' mentale, quello di prepararsi a quelle situazioni lì. Qual è la differenza fra la conoscenza e la competenza? La conoscenza è quell'informazione che io leggo sui libri, studio, mi informo e tutto quanto, quella è la conoscenza. Poi che cosa faccio con quella conoscenza? La porto in mare, faccio le mie prove, faccio i miei test, la faccio mia, quindi faccio tutti i miei esperimenti fino a che la processo mia e quella diventa una mia competenza.
La cosa che mi piacerebbe questa sera confrontarmi anche con istruttori più esperti di me sicuramente è proprio che ognuno ha la sua competenza, il suo livello di competenza, quindi questo è quello che noi diciamo portiamo nei nostri corsi. Passo la parola a Fabio che ci parla un po' di meteo e poi ci... Sì, volevo aggiungere una cosa se mi permetti. Io ho un approccio in generale alle cose un po' analitico, per cui quando abbiamo cominciato a ragionare di sicurezza io ero andato a guardarmi la definizione, proprio da vocabolario, diciamo. Se voi andate a cercarvi la definizione di sicurezza troverete che la sicurezza è una situazione oggettiva di assenza di pericolo. Benissimo, abbiamo finito la serata, allora se non vogliamo nasconderci dietro un dito, abbiamo finito la serata perché una condizione oggettiva di assenza di pericolo significa che stiamo a casa, probabilmente, non che andiamo per mare. Tradotto ovviamente non è così per noi, non può essere così per noi, per cui sicurezza adattato alle nostre esigenze diventa... La capacità, l'esperienza, la lungimiranza di cercare di prevedere, secondo me, tutto quello che è oggettivamente possibile prevedere. Noi cerchiamo di analizzare casi reali di incidenti quando facciamo i corsi relativi alla sicurezza e l'unico minimo comune denominatore che si può sempre, quasi sempre, ricavare dai vari incidenti di ogni genere che capitano è che quasi sempre, ma non è un modo di buttare la croce addosso a qualcuno, quasi sempre gli incidenti sono figli di un qualcosa che non è stato previsto. Ovviamente un conto è dirlo comodamente seduti a casa propria, un conto è poi calare questa cosa nella realtà, nelle navigazioni che capitano, che affrontiamo di solito. Però tutto quello che, in linea di massima, tutto quello che riusciamo a preimmaginare, a prevedere, se non siamo degli incoscienti, costituirà oggetto di un piano di sicurezza e quindi di una soluzione di quel possibile problema. Ciò non toglie che ci sono degli incidenti che sfuggono totalmente al controllo, perdo la chiglia per impatto con un qualcosa, e lì c'è poco da prevedere. Credo di sfondare una porta aperta per arrivare a quello che lanciava Luca un attimo fa, se dico che tra gli aspetti fondamentali in una navigazione d'altura, e anche non solo d'altura per la verità, è un esame accurato della situazione meteo. Oggi abbiamo veramente una fortuna pazzesca, noi che navighiamo in questo periodo, in questi anni, perché abbiamo una quantità di fonti meteo imbarazzante. C'è solo da dedicargli un po' di tempo e le fonti sono, a partire dal meteo, ma che ovviamente è la fonte ufficiale, sappiamo che dobbiamo sempre fare riferimento per forza di cose. Abbiamo molte altre fonti che sicuramente molti di voi conoscono, che sono per quanto riguarda almeno la zona tra la Toscana e la Liguria, in particolare il consorzio NAMMA, che ha un servizio assolutamente super affidabile, o Windy, per non citare quelli più famosi. Abbiamo la possibilità di trovare molto facilmente, se siamo un po' più così un po' più preparati e se magari abbiamo fatto qualche corso meteo, che per la cronaca secondo me chi naviga non può non fare, abbiamo, dicevo, la possibilità di trovare molto facilmente le carte sinottiche, quindi di avere un ulteriore elemento di confronto. Quello che è certo è che la meteo, rispetto a quello che probabilmente era parecchi anni fa, prima che io cominciassi quantomeno, oggi è un tema molto più semplice da esaminare, da approfondire, e ovviamente non si può prescindere da quello. Possibilmente, dico possibilmente, perché poi tutti noi
credo noi con i nostri corsi, Giancarlo con le navigazioni del quadrante e chiunque altro, molto spesso deve fare i conti con un'esigenza di programmazione, che è di partire banalmente dal porto di imbarco e arrivare da qualche altra parte, e quindi ha già dei vincoli. In realtà il modo migliore, secondo me, per organizzare una navigazione d'altura e più divertente sarebbe quello di non avere vincoli di programmazione, cioè sapere da dove parto, ovviamente, ma non avere un problema di dover arrivare per forza entro una certa data, o insomma quasi per forza entro una certa data in un determinato posto, perché se non ho questo vincolo e ho semplicemente una settimana, due settimane, un mese, più si può meglio è, di tempo, io posso realmente organizzare la mia navigazione esclusivamente in funzione della meteo, cioè di quello che la meteo mi consiglia e dove la meteo mi dice che posso andare. Questo è un discorso che secondo me prescinde dalla, come dire, da tutti quei discorsi che spesso si sentono sulla capacità, sulla preparazione, che sicuramente hanno un ruolo fondamentale, ma io e Luca cerchiamo sempre di tenere ben presente che chi comanda, chi decide è la meteo, ed è lei che ci dice dove possiamo andare. È lei che ci dice dove possiamo andare e ci consiglia anche i piani alternativi. Se partite per una navigazione d'altura, è assolutamente opportuno avere pronti uno o più piani di riserva, perché potreste trovarvi nell'esigenza di dover fermare il gioco, di dover andare a terra, e dovete sapere già prima dove potete andare, dove non potete andare. Soprattutto, ci è capitato esattamente un anno fa, ultimamente adesso, ci è capitato, se non sbaglio, esattamente un anno fa, andando via da Alaska, di dover cambiare la destinazione. Adesso Luca forse mi può aiutare, abbiamo viaggiato su Genova invece che su, non ricordo. Ma stavamo andando, mi sembra verso la Costa Azzurra. Stavamo andando verso la Costa Azzurra, anzi io ho messo l'auricolare, spero che mi sentiate meglio, che mi dicevano che avevo il volume basso. Stavamo andando verso la Costa Azzurra, poi invece siamo andati su Alassio. Condizioni impegnative poi. Condizioni impegnative e valutazione di impossibilità di entrare per le condizioni del mare nel posto che avevamo programmato, e quindi cambio di programma al volo e via. Non è facilissimo, secondo noi, deciderlo, cioè può non essere facilissimo deciderlo nell'immediato se non siamo un po' smart sotto questo profilo, perché quando le condizioni cominciano a farsi impegnative, ragionare a volte è un po' più complicato. È per questo che è buona cosa, secondo me, averli già pronti prima ancora di partire, i piani alternativi, perché vi verranno in mente più facilmente quando vi troverete in un problema, in una situazione un po' diversa da quella che vi aspettavate. Bene. Ci facciamo due parole sulla sicurezza, Fabio? Sì, certo. Benissimo. Alla console abbiamo anche Michele, che ogni tanto ci lancerà il nostro aiuto, ci lancerà qualche immagine. Allora, parliamo di come attrezzare una barca, diciamo in linea generale. Vi spiego, vi racconto come l'ha imposto io. Allora, secondo me sono due modi per organizzare e pianificare la sicurezza prima della navigazione. Secondo me la sicurezza è da prevedere a terra, con calma, ragionando, ma soprattutto con un metodo ben chiaro, un metodo che deve essere lo stesso per un Sanodi 640 a un ANS 65, che sia a Palermo, che sia a Palma di Maiorca, deve essere la stessa cosa. E quindi abbiamo due metodi. Uno, io arrivo, Giancarlo mi chiama, mi dice vai a Palma di Maiorca, prendimi una barca perché io devo lavorare, quindi vai tu, quindi io vado a Palma di Maiorca e mi porto il mio metodo è sempre quello, e quindi stavamo dicendo che ho due metodi, uno, due modi, diciamo, uno è quello di
spuntare la mia checklist delle dotazioni obbligatorie, come mi capita con tanti armatori, mi dice: no, ma io con la sicurezza sono a posto, guardo tutte le dotazioni, ok. E l'altro, che è quello che consiglio e mi piacerebbe confrontarmi con qualche skipper, qualche istruttore, è quello di farsi la domanda inversa, ma non che cosa sono obbligato ad avere a bordo, ma che cosa mi serve esattamente per essere in sicurezza. Stiamo qui e ora, facciamo degli esempi, che siamo marinai, navighiamo, quindi non facciamo chissà quali massimi sistemi. Io di notte ho un problema alla volgifioco a prua, quindi devo lasciare moglie e figlio armatore in pozzetto, corro a prua e mi accorgo che non ho la lifeline. E la lifeline non è obbligatoria, non è nelle dotazioni obbligatorie, no? Ritorno indietro e quindi mi serve la lifeline. Mi accorgo, molti armatori hanno ancora giubbotti autogonfiabili senza lampadina. Quindi secondo me quello è un giubbotto che vale il 50%, perché senza lampadina di notte per me non vale. Quindi se il meccanismo è che cosa mi serve per stare in sicurezza, io ragiono diversamente e aggiungo più o meno delle cose. Non c'è una dotazione di sicurezza obbligatoria che non serve, ne mancano tante invece, ne mancano veramente tante. Io poi ho un metodo tutto mio, tipo la barra di rispetto la metto sempre nel gabone di sinistra, un fuoco a mano me lo tengo nella sacca di destra, bevo la bottiglia d'acqua dalla sacca di destra e faccio la pipì in quella di sinistra, quindi se vieni in barca con me e bevi a sinistra hai qualche problema. Quindi ecco che tutte queste cose, questo metodo, alla fine che cosa ti porta? Che quando la situazione si fa difficile, come diceva prima, tu sei più tranquillo perché sai dove andare a cercare, no? Ok? Mick, ci mandi quella foto delle dotazioni del nostro class? Perché questo class 40 è un laboratorio di sicurezza. Guardate, eccolo qua, guardate gli apparati che ha questo class 40. Allora ha un EPIRB, ha un PLB, ha un Ice Mob, ha un SART, quindi ha tutta la strumentazione, diciamo, obbligatoria, ma anche non obbligatoria, quella che diciamo noi riteniamo quella fondamentale per questo tipo di barche. Ancora oggi vedo che molti armatori non hanno un PLB e questo secondo me bisognerebbe fare un pensiero e ragionare su quanto è fondamentale un PLB, no? Quello che vedete là a destra in rosso è un'antenna di emergenza. Una delle cose che una delle cose che non dice nessuno quando guardate le istruzioni è che io purtroppo l'ho provato sulla mia pelle, è che molte persone mi chiedono: ma Luca, io ho comprato la barca, mi hanno detto di mettere le dotazioni qua, ma dove vanno le dotazioni di sicurezza? Le dotazioni di sicurezza vanno dove servono e in punti ben precisi. Io mi sono salvato la vita perché l'EPIRB era nel posto giusto, assolutamente fondamentale mettere le dotazioni nel posto giusto. Una delle cose che non dicono mai è che se tu disalberi un antennino di soccorso come quella lì, un antennino della Banten come quella lì, ti dà la possibilità di comunque comunicare se hai un problema, tutto quanto. E quindi una delle cose che non ti dicono è che tu, è vero che attivi l'EPIRB, ma quando sei in una situazione di notte con 45 nodi, con 4 metri d'onda e hai un problema e hai attivato l'EPIRB perché sei veramente in guai seri, l'EPIRB si suona, ma ha una cosa di brutto, che tu non hai un response e quindi hai bisogno e vorresti avere la certezza e la conferma che qualcuno ti ha sentito. E quindi cominci con quell'antennino a fare tutte le tue... Ed ecco che... alla fine una emittente dalla base di Finisterre ha risposto alla mia chiamata. E quindi quella è un'altra delle cose fondamentali.
Un altro metodo può essere quello di partire da prua, venire verso poppa e ragionare su quello che mi serve, no? Quindi vuoi aggiungere qualcosa anche tu, Fabio, sui sistemi personali? Ti lascio finire, volevo parlare del furbi perché non è una cosa che si vede proprio su tutte le barche, quindi magari può essere interessante per chi ascolta capire perché abbiamo lì un bidone. Esattamente, infatti ti lasciavo la parte del survi e il modo in cui noi facciamo il survi. Come vedete c'è un VHF portatile, gli armatori mi chiamano e mi dicono guarda devo comprare quell'apparato o l'altro. Quell'apparato lì è un Cobra 600, ma ce n'è tantissimi in giro, ha anche dentro le coordinate GPS, che sono una cosa secondo me comodissima, perché tu hai in pozzetto, quando le condizioni diventano dure, quando stai navigando, di notte accendi e hai anche delle coordinate in più. Ma la sfumatura che vorrei passasse è il fatto che il fatto di sapere che io basta che accendo un GPS e ho le coordinate, quella situazione lì è per me di grandissimo aiuto. Tutto quello che io conosco mi fa tenere il mio livello di tranquillità sempre più sotto controllo. Come facciamo noi il survi, che molti non lo sanno, adesso Fabio ce lo spiega, una cosa che vi consigliamo è andate a locare la barca in Grecia, ai Caraibi, così, portatevi dietro una sacca stagna e fate quello che ora Fabio vi racconterà. Sì, il concetto in realtà è molto semplice, secondo me è funzionale proprio per la sua semplicità. Il concetto è quello di avere in un unico posto, appunto dentro il bidone furbi, che può essere un bidone, può essere la sacca stagna, come diceva Luca, non cambia assolutamente nulla. Il concetto, dicevo, è avere in un unico posto tutto quello che ci può servire nella situazione peggiore che possiamo immaginare. Una navigazione, la situazione peggiore in una navigazione ovviamente è quella che ci si trovi nell'esigenza di dover abbandonare la barca, o può essere lì per dover abbandonare la barca. Cosa mettere all'interno del survi? Tutto quello che serve in quel caso. Noi di solito teniamo dentro lì i fuochi che se dovessimo abbandonare vogliamo portarci dietro, tranne uno, come accennava forse già poco fa Luca, se non ho capito male, che di solito teniamo fuori e a portata di mano. Al di là di questo, direi che ognuno può mettere quello che vuole, sostanzialmente. Cercate di ragionare su quello che vi può servire. Io personalmente metto i fuochi, metto un GPS, un VHF per avere la sicurezza di avere lì un altro strumento di comunicazione, c'è chi mette kit da pesca, per noi che navighiamo in Mediterraneo forse non è così, come dire, così determinante, i tempi di recupero sono sono abbastanza brevi mediamente, per cui non dovrebbe esserci un problema di quel genere, ma l'importante è il concetto, cioè avere in un unico posto tutto quello che mi serve se ho un'emergenza. Non dovrò andare in giro per la barca a cercare di ricordarmi, soprattutto se la barca non è mia e quindi non è quella che uso tutti i santi giorni, non dovrò andare in giro per la barca a cercare dove ho messo i fuochi, dove ho messo il VHF portatile, dove ho messo due bottiglie d'acqua, ho tutto in un unico posto. Se le cose si mettono come nessuno ti augura mai che si mettano, so e posso anche facilmente comunicare al mio equipaggio che c'è una cosa sola da prendere, che è in un posto ben, ben preciso, che avrò fatto vedere ovviamente, che è il bidone o la sacca surdi. Quindi l'obiettivo è semplificare, soprattutto laddove le situazioni invece portano, per ovvi motivi, non c'è neanche bisogno di dirlo, esattamente nella direzione opposta, cioè della confusione, della concitazione. C'è una domanda, ragazzi, che vi passo. Quanto le imposizioni sulle dotazioni di sicurezza della classe Mini hanno avuto influenza sulle modalità di attrezzare la barca? Questa è per te, Luca. Ma guarda, io ho avuto un po' di barche nella mia vita, ho avuto 4-5 barche,
quello che l'upgrade che ti dà il Mini non te lo dà nessun'altra barca. Adesso spero che me lo dia anche il Class 40, ma l'upgrade del Mini è un upgrade soprattutto mentale assoluto. Quello delle dotazioni fondamentale. Diciamo che puoi fare mille ragionamenti, ma sul Mini hai la possibilità di provare, testare e mettere a punto che l'ISAF ti dà consigli ottimi. Approfitto per dire che ovviamente se ci sono domande fatele, tanto c'è Giancarlo che fa da moderatore, ci avvisa delle domande, quindi se avete qualsiasi tipo di dubbio cerchiamo di aumentarvelo, di rispondere. Io personalmente ho una domanda. Cioè, noi normalmente navighiamo con barche da crociera prese in locazione, quasi nessuna di queste barche è attrezzata in un certo modo anche come dotazione di sicurezza, quindi tra il navigare con barca propria attrezzata in un certo modo e navigare una barca in locazione c'è un abisso, no? Come si può, diciamo, se si può diminuire il rischio di non avere le cose che ci servono, possiamo farci un kit, una lista di cose da portarci, oppure richiedere anche all'armatore di procurarle, insomma, non è così facile. Guarda, io ti rispondo io lavoro con tantissimi allievi che noleggiano poi barche e quindi lavoro tanto sul metodo, più che perché quando tu arrivi dalla società di charter in Grecia o chissà dove, quello che ti può salvare è il tuo metodo. Quindi tu arrivi in barca, ti faccio un esempio, io parto sempre da prua verso poppa con un mio metodo ben chiaro, quindi gli sposto i salvagenti, mi posiziono le cose dove io so che mi serviranno, no? Tanto per dirti, quante barche ti sono capitate che hai i coni turafalle sotto la panca del carteggio? Chi naviga con me, io tolgo sempre il log e lo speed e faccio entrare acqua per capire quanta acqua entra da un log e lo speed. Il log e lo speed sono solo due punti, due vie d'acqua, quindi i coni io li porto dove servono. Ecco, se passa il concetto che le attrezzature sicurezza vanno dove servono, tutto diventa più semplice. Quindi ti porti la tua sacca a stagna, ti fai tirare fuori tutte le dotazioni, tutte dentro la sacca, chiudi la sacca e dici: ragazzi, questa sacca va qui. E in questo modo hai risolto. Esci in coperta, fai la stessa cosa. Cioè il tuo metodo deve essere quello. Io non parto senza una drizza di rispetto. Non mi servono 50.000 cime, ma una drizza di rispetto mi salva 10 problemi. Ecco che metti in campo il tuo processo, no? Cioè se il tuo metodo è quello lì. Io con la drizza ti faccio la ritenuta, sostituisco una drizza, ti faccio le scotte, ti faccio una scotta spi, ti faccio un paranco, ti faccio un traino. Quindi con una drizza faccio 10 cose, ma perché? Perché ho processato bene quel tipo di manovre. Ecco che il metodo fa sempre la differenza. Spero di averti risposto. Se posso aggiungere alla risposta sulla domanda di Giancarlo, è vero che ci sono delle dotazioni che sono della barca, e visto che fai giustamente l'esempio del noleggio, che è quello probabilmente una delle ipotesi più comuni, tanto per fare un esempio, se la barca non è dotata di EPIRB, non è sicuramente l'apparecchiatura che compri per ogni singola navigazione da dedicare alla barca che hai preso a noleggio. Oggi però ci sono strumenti come il PLB, che vediamo quello che si vede lì in basso, piccolino, di fianco all'EPIRB, che invece è una dotazione personale. Ora, secondo me, ecco che Michele ce lo sta indicando, spero che si veda,
che è una dotazione personale. Secondo noi, chi naviga un po', dovrebbe averlo. È chiaro che ha un costo, non è che mi nascondo dietro un dito. A me me l'ha regalato Luca, per cui per me è andata benissimo. Ha un costo, però è uno strumento, credo, adesso poi dopo magari ne parliamo con più calma, comunque il PNB, per chi non lo sa, è uno strumento che vi permette di essere individuati nel caso in cui lo attiviate, e lo si attiva solo in caso di emergenza. È uno strumento che anche quando vai a noleggiare ti porti dietro, se ce l'hai ovviamente. Quindi bisogna un po' trovare una giusta via di mezzo tra quello che posso avere facilmente, portarmi dietro, e quello che invece non dipende da me, come per esempio l'Epird, se la barca non è mia ma è noleggiata. Se la barca fosse mia, probabilmente avrebbe l'Epird. Bene, chiediamo a Mick se ci fa fare un giro dentro questo class 40, eh? Così vediamo anche, sì, dai, facciamo, abbiamo se non sbaglio una foto sulla quale volevamo dire due parole. Ok, eccola qua, fantastica. Questa è sempre per parlare di metodo, no? Di metodo, di processi, di procedure. Questo è il portello di poppa. Questo è il portello di poppa sul class 40, che si chiama Flow, il class 40, presentiamolo. Questo è il portello di poppa, che anche a barca rovesciata è sempre fuori dalla linea di galleggiamento. È un portello stagno, quindi all'esterno, oltre questo portello, c'è la zona dove c'è la zattera, ok? Voi pensate, nel momento di difficoltà, nel momento di emergenza, quante cose ti passano per la testa? Ecco che questa qua è una procedura, quindi abbiamo messo quella luce, quel sacchettino che vedete, quel tubicino, è una luce di quelle che spacchi, no? Una tracking light, una lumen light, non so come si chiama tecnicamente, ok? Perché? Perché nel momento in cui la barca si dovesse rovesciare tutto quanto, quella lì sarà sicuramente una zona buia. Quindi che cosa ti serve? Ti serve luce. Molto probabilmente sarà bagnata se ha fatto anche acqua. Quindi quella lì funziona per illuminare. E infatti ci siamo scritti. Hai preso Epirb, Survi, Sart, la farmacia e la maschera. La maschera è una delle dotazioni che non c'è dentro le dotazioni di sicurezza, ma non partirei mai su una barca senza la maschera, perché qualsiasi cosa succeda che devi andare a controllare, la maschera è fondamentale, e soprattutto la calma. Quindi quella lì, questa è una procedura, ok? Quindi oltre questo portello c'è la zattera. Nei corsi noi arriviamo, diciamo, chiediamo di andare oltre quel portello e controllare, ma più che altro per attivare in ognuno delle persone, in ognuno degli allievi, quella procedura mentale che poi funziona. Ovviamente per fare il video l'abbiamo messa così, ma questa va girata e messa al contrario, in modo che quando la barca, se mai, non succederà mai su questa barca perché è fortunata e protetta dall'alto dei cieli, ma dovesse scoffiare, questa dicitura sarebbe esattamente nella giusta, diciamo, direzione. Bene, vuoi aggiungere qualcosa? Grazie Nick. Giusto per spiegare che dietro quel portello, non so se Mick, forse questa non l'avevamo preparata, dietro quel portello c'è la zattera. Se forse Michele ha una foto con il portello aperto, in quel caso gli chiederei se può mandarla in onda, così lo si vede. Mi è caduto l'occhio, perché ogni tanto cerco di dare un'occhiata anch'io ai commenti, e c'era qualcuno che chiedeva se si può fare un elenco di quello che è necessario. Presumo che si parli delle dotazioni individuali. Ci possiamo rispondere tutti e due separatamente. Io personalmente non parto mai, probabilmente vi dico anche delle banalità,
non parto mai senza la cerata, gli stivali, il mio autogonfiabile personale, il mio ombelicale personale, so che lo troverò anche a bordo, ma preferisco usare il mio, il mio PLB che vive all'interno dell'autogonfiabile, in modo che in quell'ipotesi là, che non vogliamo neanche nominare, nel momento in cui uno si ritrova in acqua e si apre l'autogonfiabile, il PLV sia già lì pronto per essere attivato, si attiva con un pulsantino, è estremamente semplice. Ecco che Michele ha trovato una foto col portello aperto e intravedete la zattera legata e un coltello che abbiamo messo lì apposta per ovvi motivi, per liberare la zattera in caso di in quei casi là che non nominiamo. Ecco, se posso risponderti anch'io, ecco, mi raccomando che quel coltello, ci tengo a dire, è per tagliare la cinghia che tiene la zattera legata al suo supporto e non per tagliare la barbetta, la zattera rimane attaccata alla barca fino a quando la barca non è fuori per 5 centimetri, quindi non si abbandona mai e per nessun motivo la barca. Io sicuramente mi porto 4 metri di dinema del 4, 3-4 metri di dinema del 4, mi porto sempre delle pastiglie per il mal di mare, per l'equipaggio, perché cerco di tenere bassa quella situazione lì, mi porto un kit, un tubicino di pasta dura falle, mi porto un ricambio della pompa del cesso, perché non voglio un piccolo maceratorino di gomma così, perché se si inchioda il cesso mi subentra un altro problema, perché poi le signore non riescono ad andare in bagno e la settimana diventa difficile. E un VHF portatile, che mi porto sempre il mio, e qualche altra cosa. Gli aghi per le piombe, chiaramente, che quelli camminano con me ovunque. E l'anello d'acciaio, me lo Bravo. Ricordo. L'anello d'acciaio, perché un anello d'acciaio e del dinema del 4 e praticamente hai risolto mille bozzelli, tutto. Senza quell'anello diventa un po' difficile. Bene, ci facciamo questo giro di questo Class 40? Guarda che bello. Ci sarebbe una domanda che dice, e l'acqua, però non capisco bene a cosa si riferisce. Chiediamo all'amico se riformula la domanda in modo più preciso. Vai Fabio. Sì, qui siamo all'interno del Class 40, che come vedete è molto veloce da raccontare, perché molto semplicemente non c'è nulla. Ferma un secondo, Mick, se puoi, un attimino indietro. Come vedete, dicevo, ok, va bene. Non è molto lungo da descrivere, perché essendo una barca progettata, nata, pensata per fare regate, ovviamente è stato eliminato tutto il superfluo, e per superfluo si intende tutto quello che non è strettamente indispensabile a navigare il più veloce possibile, quindi dentro non c'è semplicemente nulla. Vai pure avanti, Mick, qui stiamo andando verso prua. Qui avevamo preparato la barca per il trasferimento che avremmo dovuto fare quando poi è esploso il problema sanitario, e quindi siamo stati un po' costretti a rimandare. Qui stiamo andando verso prua, qui vedete l'apertura della paratia stagna. Siamo fermati. Ok, a prua c'è questa paratia stagna, sostanzialmente una crash box. Un po' prima avevamo visto, ma lo rivedremo, lo dico solo perché fa colore, e lo rivedremo tra poco, abbiamo visto il bagno ufficiale di bordo, che è una specie di scatola sostanzialmente, che infatti c'è perché le regole della classe impongono che ci sia, ma è la cosa più... Eccolo, forse si vedeva meglio prima. Comunque, quella scatolina che avete visto lì al centro dovrebbe essere il water ufficiale di bordo. Qui abbiamo l'angolo cottura, diciamo, che come vedete è assolutamente essenziale, c'è semplicemente un piccolo fornello basculante. Vai pure avanti, Mick, stiamo ritornando verso poppa, eccolo lì,
col bollitore, con il quale si fa un po' di tutto. Andando verso poppa, quelli che vedete in murata sono, ok, andavo prima di qua, questo qui è la parte laterale del pannello che poi vedremo meglio dopo, una foto ferma che è un po' più comoda. Ecco, lì di fianco vedete le cuccette che vanno, insomma, vanno su e giù, in modo da poi... ferma un secondo, Mico, un secondo indietro, perché c'è una cosa che facciamo vedere qui, o no. Ecco, ok, fermate un attimo qui. Quelle sono le cuccette, se guardate sotto, diciamo, le cuccette, Mick, se puoi indicarli, è perfetto, grazie mille. Vedete il circuito dei ballast, che sono una caratteristica di questa barca. I ballast sono dei serbatoi, uno per lato sostanzialmente, con un circuito che permette di caricare e scaricare acqua al loro interno e quindi di appesantire in determinate andature, credo sia abbastanza ovvio, il lato di sopravvento. Quindi c'è questo circuito che insomma, è accennato da delle prese, non credo si riescano a vedere qui, che permettono appunto di caricare e scaricare peso. Se non ricordo male, sono due casse, diciamo, da 750 litri d'acqua. Corretto. Ok, 750 litri d'acqua, quindi una bella forza di raddrizzamento aggiuntiva. Andiamo pure avanti, Mick, se non ricordo male si va verso poppa, dove tanto per cambiare c'è sempre molto poco, c'è solo attrezzatura. La sua avete visto l'EPIRB, quello è dove lo teniamo noi. Torna un attimo indietro, Mick, scusa, ti faccio saltare di palo in frasca, perché quello è bravissimo. L'EPIRB è lo stesso che avete visto nella foto di fuori di prima, che noi teniamo lì perché è un posto dove è facilmente raggiungibile sia dall'interno sia dall'esterno, quindi se serve si afferra subito. Andiamo pure avanti. Ok, questa è l'altra cuccetta, due comodi posti. Poi vedremo meglio una foto di questo pannello che contiene un sacco di strumentazione interessante, ma lo teniamo per dopo, confermo una foto che è un po' più semplice da vedere. Quello è l'entrata e l'uscita, per capirci. E qui stiamo andando verso poppa. Noi qui avevamo già preparato, quando abbiamo fatto questo video, avevamo già preparato... ferma un secondo, se puoi, Mica, avevamo già preparato in modo, secondo me, razionale quello che ci sarebbe servito, nel modo in cui ci sarebbe servito durante il trasferimento. La barca era ed è tuttora alla Trinité-sur-Mer, in Bretagna, dobbiamo portarla a Fezzano, che è dove, Marina del Fezzano, nel Golfo di Spezia, dove facciamo base. Quindi avevamo in programma questo lunghissimo trasferimento di 2000 miglia. Avevamo già preparato, dicevo, quello che ci serviva, perché eravamo praticamente in partenza. Le sacche che vedete, le prime sacche che vedete, molto semplicemente sono sacche del cibo organizzato giorno per giorno in modo da avere tutto a portata di mano senza grandi perdite di tempo. Poi del cibo e della cambusa su queste barche credo che Luca vi dirà qualcosa. Andiamo pure avanti, così finiamo il tour della barca. Adesso si dovrebbe vedere la parte centrale, non so se da questa parte o dall'altra. Ok, qui sotto quello che vediamo lì in mezzo, sì, vai pure avanti, me lo ricordo abbastanza lento, quello è banalmente il serbatoio del carburante, 20 litri, se non ricordo male, ma diciamo che non... 40 litri, chiedo scusa. Lì è il portello che avete visto prima, che dà accesso alla zona poppiera dove si trova la zattera, e in alto intravedete i piloti, che poi vedremo meglio quando la ripresa gira dall'altra parte, perché si avvicina un po' di più. Un attimo solo, mi sta arrivando.
Oltre a questo vedrete che c'è anche un dissalatore per essere il più possibile autonomi sotto il profilo dell'acqua potabile, che ovviamente in altura è un grosso tema, che normalmente si affronta con grandi quantità di bottiglie d'acqua. Qui si può fare qualcosa di un pochino più comodo, diciamo. Bene, qui c'è anche il ripartitore dell'idrogeneratore, la barca ha un idrogeneratore che è veramente di ultima generazione WOTC, quindi anche questa è una bellissima tecnologia da utilizzare, non ha pannelli solari, aspetteremo a metterli in arrivo di un progetto sportivo, ma che non ne parleremo questa sera, ne parleremo più avanti, quindi idrogeneratore che è quello che ci aiuterà a alimentare tutto quanto. Ecco il portello che si apre, quello che vedevamo prima, ecco la zattera, infatti guardate, cono turafalle, cono perché? Perché ci sono due possibili vie d'acqua vicino ai timoni, quindi ci siamo tenuti lì quel cono, la pasta turafalle, il coltello e la luce. All'interno c'è una maschera, quindi questo è quello che mi piacerebbe far passare, cioè ragionare a terra e fare delle procedure a terra su qualsiasi tipo di barca, perché non serve una barca. Poi questa è il sogno di ogni velista e di ogni la barca meravigliosa. Ecco il dissalatore che funziona sia elettricamente che manualmente, che è la prima cosa che ci siamo chiesti, ok vabbè, ma come funziona se rimaniamo senza corrente? Invece funziona anche così. Ci sono due o tre domande che vi giro. Allora, acqua da bere sulla zattera più dei farmaci? Pienamente d'accordo, infatti noi nel bidone Survi mettiamo anche una bottiglia d'acqua, tieni conto che durante i corsi di sicurezza che noi facciamo consigliamo di caricare più acqua possibile. Quella tanica che avete visto dove avevamo già preparato il cibo per giorni, c'era anche una tanica da 20 litri di acqua. Altra cosa, qual è l'altezza massima interna del Class 40? È perfetto, per un anni di 1,70 m è perfetto, ci si sta comodi. Poi, PLB o AS personale, dipende forse da dove si naviga? Punto interrogativo. Dipende, sicuramente sì, e dipende anche come si naviga, nel senso che io ho tutti e due, me li porto tutti e due, ma se sono su una barca con l'ICE, ritengo che l'ice mob sia molto utile, se sono e quindi lo do a un allievo che magari non ha il PLB di notte quando le condizioni diventano impegnative, dico to, mettiti questo in tasca e gli spiego come si usa. Su una barca senza ice così meglio, okay. Comunque se uno deve fare la spesa comprate il PLB. Quello sotto coperta è l'unico accesso alla zattera? No, quello sotto coperta, come quello sotto coperta è l'unico accesso alla zattera, sì. Sotto coperta sì, quel portello si apre anche ovviamente dall'esterno. È quindi un po' come si apre anche dall'esterno, non è sì. Che da sotto. No, sotto coperta quello è l'unico accesso, è un gavone, è una paratia stagna quella. Sì, ma penso che volesse chiedere se c'era possibilità di accedere alla dalla coperta. Sì, non è particolarmente comodo, probabilmente per tirare fuori la zattera devi accedere, devi andare in mare perché quel portello si alza verso l'alto. Ah. Forse voleva anche capire, credo, non è che, riformulo la domanda, non è che sono costretto ad andare lì a prendere la zattera, a tornare indietro, uscire di nuovo il pozzetto e andare in acqua, da lì si accede poi all'acqua. No, assolutamente. No, assolutamente. Sotto quella zattera, come si usa nei mini, i mini insegnano, c'è un rullo in plastica, quindi tu spingendo quella zattera praticamente la spari fuori dal
Portello. Ricordiamo che le zattere galleggiano anche chiuse, e quindi tu, fino a quando non hai l'estrema necessità, in diciamo qualche minuto spari fuori la zattera. Tenete conto che per partecipare a una regata tipo la Mini o tipo la Jacques Vabre o quelle competizioni di categoria A, hai quella manovra, viene intestato e la devi fare, mi sembra, in 90 secondi, quindi la per spingere fuori, buttare fuori la zattera in 90 secondi. Spero di aver risposto. Direi di sì. Vai Fabio, parlaci di questa, questa è una sala giochi praticamente. Questa è una sala giochi, abbastanza interessante, nel senso che queste barche, e approfitto per rispondere a un'altra domanda che ho visto, di che class 40 si tratta, è un Pogo 40 S2, lo chiedeva qualcuno, non ricordo chi. Queste barche hanno veramente una quantità di strumentazione a bordo pazzesca. Direi che è inutile far finta che la tecnologia non ci sia, o che è inutile fare come dire, quelli molto tradizionalisti, sì, ma io non mi affido alla tecnologia, non mi fido, eccetera. Non mi affido totalmente alla tecnologia, nel senso che devo essere anche capace di fare le cose in modo tradizionale, ma direi che oggi non ha senso ignorarla, tutta la tecnologia possibile e disponibile. E queste barche ovviamente sono apprezzate in questo modo. Vedete subito, credo, la prima cosa che si vede è il fatto che è dotato di un computer, un PC, sostanzialmente non diverso da quello che abbiamo a casa. Il PC che ovviamente è dotato di un software per la cartografia e per la navigazione. Ci sono diversi software che permettono di interfacciare le informazioni meteo, ovviamente anche questa barca ne è attrezzata, di interfacciare le informazioni meteo con le caratteristiche della barca, con quelle che si chiamano le polari della barca, e con la destinazione che impostate, e in funzione di questo vi suggeriscono la rotta ideale, la rotta più veloce, collegando, diciamo, legando insieme tutte queste informazioni. È uno strumento fantastico, non è neanche particolarmente complicato da utilizzare, sono dei software abbastanza intuitivi, forse c'è un po' più di lavoro per quello che riguarda l'impostazione del software, ma una volta sistemati questi parametri, ripeto, insieme alla caratteristica della barca e al software che viene utilizzato, poi il software è veramente molto semplice e molto intuitivo. Di fianco quel citofono bianco che vedete è il telefono satellitare, ovviamente per avere la possibilità di comunicare ovunque ci si trovi, soprattutto se ci sono problemi particolari. Più in alto vedete vabbè, il classico VHF sulla vostra destra, che non vedo l'immagine ribaltata, credo. Mi chiede la... Sì, vai. Ok. Poi abbiamo il GPS in mezzo, se non vedo male. Corretto, Luca? Sì, corretto. GPS tradizionale, quindi quello non cartografico, solo diciamo, posizione. L'abbiamo l'AIS di fianco, sto andando a memoria perché ovviamente corretto. La foto non è grandissima, cioè non è super dettagliata, ma di fianco abbiamo l'AIS, ok, che tanto comunque non si legge, grazie. Abbiamo l'AIS, che credo conoscano tutti, comunque è uno strumento che vi permette di vedere e essere visti da chi si è dotato di uno strumento analogo. Più in alto, in mezzo, quello grande bianco è il pannello di controllo, diciamo, del girografico, che è un NKE che gestisce tutta la parte di relativa alla pilota automatico, strumento
direi indispensabile se si naviga in equipaggio ridotto o comunque su lunghe percorrenze, perché è impensabile chiaramente fare sempre al timone. Noi ovviamente l'avremmo utilizzato ovviamente perché quel trasferimento di cui abbiamo parlato prima, che avremmo dovuto fare, che faremo, spero questo, lo faremo in due, per cui insomma, ci sono altre cose a cui pensare. Poi abbiamo ancora quello a sinistra, se non mi ricordo male, è il pannellino batterie, quello è l'amperometro, amperometro delle batterie, e invece sopra il VHF dalla parte opposta abbiamo il Mervail, che chi conosce i mini diciamo sa che ha parecchio, diciamo, passiamocelo così, è un piccolo radar, poi eventualmente vi aspettiamo poi a bordo per vedere tutta questa strumentazione. C'è anche la sveglia tra la strumentazione. La sveglia assolutamente fondamentale per il sonno, che mentre magari Mick ci cerca il video dell'esterno, del poco esterno, il video bello della navigazione, che così diciamo ci viene un po' voglia di navigare. Facciamo due commenti. Vai. Domanda sul PLB, una marca vale l'altra? Chiama Magellano Store, digli che sei nostro amico, ti fai fare lo sconto. No, una marca vale l'altra, nel senso che per sognare bellissimo domani ordino il PLB. Ah, ok, vabbè, allora chiami Magellano e ti fai fare lo sconto. No, nel senso che sì, una marca vale l'altra. PLB è un acquisto secondo noi assolutamente fondamentale. Ecco, questa è la foto di Flo, una meraviglia. Due parole sul sonno, Fabio, sulla gestione dei turni. Sì, sulla gestione delle risorse in generale mi piacerebbe dire qualcosa, nel senso che nel momento in cui si fanno delle navigazioni d'altura con questa barca o con qualunque altra barca, con previsione di star fuori per giorni, noi cerchiamo di farlo soprattutto in estate, di star fuori per giorni e giorni, ci sono dei problemi che possono sembrare banali, ma che in realtà banali non sono, che sono proprio di gestione di tutte le risorse. Adesso qui il discorso sarebbe veramente lungo, ma a parte che molti di voi credo abbiano già esperienza di navigazioni lunghe, per cui probabilmente dico cose che sapete già, ma per chi invece magari ne ha un po' meno, banalmente bisogna farsi bastare tutto quello che abbiamo fino alla regola del porto. Se stiamo fuori una settimana, ci deve passare una settimana, e parlo dell'alimentazione, del cibo, parlo dell'acqua, parlo del carburante, parlo dello smaltimento dei rifiuti, che non è una banalità sulle barche che utilizziamo di solito, quindi si potrebbe fare un discorso lunghissimo. Quello che però è un punto che io tengo sempre a sottolineare che anche in questo bisogna capire qual è la risorsa più importante di tutte che avete a bordo, e per quanto possa sembrare egoistico, e qui vi invito a mettervi tutti, anche chi magari non lo ha ancora fatto, a mettervi tutti nei panni dello skipper, del comandante, chiamatelo come vi pare, perché per quanto possa sembrare egoistico, la risorsa più importante siete voi, più importante di tutti, più importante dell'equipaggio, più importante di qualunque cosa vi venga in mente. Se voi andate in crash e siete al comando, e quindi ovviamente siete la persona più esperta a bordo, ecco che il problema è molto serio. Quindi gestire noi stessi è la cosa più importante. Io quando sono fuori con i corsi, chi ha navigato con me lo sa, ogni volta che la situazione è tranquilla, che sia mattina, che sia pomeriggio, che sia sera, io vado a dormire. Anche se non ho sonno, cerco di sdraiarmi e di riposare il più possibile. Perché? Perché ovviamente prima o poi arriverà il momento in cui invece bisogna avere tutta la benzina possibile e immaginabile da utilizzare.
quindi se l'avete immagazzinata prima, bene. Questo apre il tema del sonno, soprattutto per chi naviga da solo, e su questo Luca mi pare volesse dire qualcosa, perché è un argomento delicatissimo. Ma io sul sonno la mia, il lavoro che ho fatto negli anni, ormai quindi sono organizzato in questo modo. Intanto, guardate che meraviglia sta questo video, questo cupolino, guardate che pozzetto. Ma io sul sonno ho fatto un bellissimo lavoro anni fa e quindi mi trovo molto bene. Io dormo, utilizzo il sonno polifasico, ormai lo conosco molto molto bene, non è mai stato un grosso problema per me il sonno, e quindi dormo, ho delle fasi alte chiarissime, ormai ci ho lavorato tanto, quindi alle 21.19, alle 23.11, all'1.14, alle 4.16, quindi cerco di dormire quando ho la fase alta, recupero bene, il sonno per me è una, diciamo, tra virgolette, una cosa che ho, su cui ho lavorato. Qui vediamo la barca, questa è un'idea che è uguale a Flo, ecco la maniglia del selettore del ballast, abbiamo visto, purtroppo noi non ce l'abbiamo ancora un video in navigazione, perché non abbiamo ancora fatto in tempo a farlo, ecco la maniglia che seleziona là in basso a destra, dove, esatto, bravissimo Mick, quello è il periscopio per il carico dell'acqua del ballast, e più indietro il tubo più grande, il tubo con la leva al centro rossa, è quella che fa traslare l'acqua da sopravento a sottovento. Quindi questo è, se ci fai rivedere magari un attimo fuori la parte esterna con la delfiniera, intanto che abbiamo qualche domanda su questo, no? Eccola qua, guardate che meraviglia, delfiniera, delfiniera su cui armiamo Coziro, Zenna che era grande, il frazionato, guardate che pozzetto gigantesco, e voilà, guardate il trasto della randa, sembra praticamente un corridoio, il corridoio di casa mia sembra. Ecco, immagino che con un trasto del genere la randa la regoli più con il trasto che con la scotta. Da quello sicuro, anche sui mini però non si cioè difficilmente quando vai a lascare, perché hai proprio una necessità importante, perché il trasto così apri, svergoli un po' la penna, scarichi un filo, ma hai praticamente 7/8 di randa. E porta, ecco il fornello che... magari se posso, magari può essere interessante per qualcuno raccontare come è armata la barca, perché prima accennavi al, se ho sentito bene, perché intanto vi perdo purtroppo, ho sentito che accennavi al COD e al Jennaker, ovviamente la randa te lo dico a fare. A prua c'è una trinchetta che con un range di utilizzo abbastanza ampio, direi, un Solent, un po' più grande, una tormentina, non si sa mai, e poi, come diceva Luca, appunto, con Zero, Jennaker grande, medio e piccolo. Ecco, chi naviga su barconi molto grandi conosce l'importanza della trinca. Secondo me la trinca è una vela meravigliosa, fa la differenza in tutte le barche, quindi su barconi da 60, 70, 80 piedi è fondamentale avere la trinca, non potresti fare altrimenti. Sul class 40, a differenza del mini, la trinca è la vela, secondo me, che fa veramente la differenza, ti tiene il centro velico basso, barca che non sbanda, quindi trinca e ballast, hai una barca velocissima, potentissima, perché hai il baricentro basso, centro velico basso, quindi veramente una meraviglia, una vela secondo me che fa la differenza su tantissime barche. Ecco, la trinchetta viene armata con uno stralletto volante, uno stralletto volante da Enema che noi abbiamo fatto fare nuovo, quindi per essere sicuri tutto quanto, quindi che armi chiaramente dal pozzetto, lo cazzi dal pozzetto. Abbiamo deciso di mantenere la trinca con i garrocci,
perché ovviamente tessili, ovviamente tutto in tessile, non ci sono grilli in tutta la barca, è tutto di Nema. E abbiamo deciso per scelta di non fare una trinca avvolgibile, ma di fare una trinca con garrocci, per questo ci è sembrata la scelta migliore. Ah, guarda, se parli di garrocci con i caprerini sfondi la porta aperta. Ok, già, giusto. Non esistono le vere avvolgibili. Due parole sulla cambusa e poi, se vogliamo, parliamo un attimo della gestione dell'equipaggio, che visto che abbiamo tanti istruttori, tanti formatori. L'unica cosa, la randa riduzione, cos'è? Due mani, una mano? Quattro mani. Come? Quattro mani? Quattro mani, sì. Non abbiamo detto, probabilmente, perché l'abbiamo dato per scontato, che la barca ha le volanti. Credo che non l'avessimo detto. Sì, la barca ha le volanti, chiaramente sono volanti importanti, con il suo winch dedicato, rinviate, parancate. Quando vado a cazzare l'alta, cazzo chiaramente anche la bassa, ha un paranchino regolato. Quindi chiaramente la manovra viene assolutamente vincolata dall'utilizzo della volante, però non abbiamo grossi problemi in quanto arriviamo da barche con le volanti, noi abbiamo anche 37 piedi con le volanti, quindi okay. È una manovra semplice. Le borose delle quattro mani sono sempre armate o le ultime sono armate alla bisogna? Questa però è un minista, quello che chiede, che questa domanda è di un minista, è di una minista sicuramente. No, allora, vero, non sono armate tutte e quattro, tre mani sono armate perfettamente e la quarta invece ha la bisogna. Secondo me alla quarta volevamo mettere anche un crocifisso, perché quando dovrei andare a prendere la quarta mano su questa barca, come dico io, ti si staccano le piastrelle del bagno, perché ci saranno delle condizioni veramente impegnative. Comunque non dice che non è un minista. Ah, ok. E invece usate idrogeneratori per produrre corrente elettrica, e se sì, quanti e di che tipo? Allora, usiamo un WattC 400, il modello a gambo lungo, è quello più grande della sua categoria. Sì, poi quando lo testeremo bene ti dico, ma quella barca è tornata dalla Jacques Vabre e oggi credo che l'idrogeneratore sia una soluzione meravigliosa. Leva pochissima, se la domanda è, leva pochissima velocità alla barca. Sono barca che arriva a 20 nodi, quindi nel senso leva veramente poca velocità. Bene. La gambusa, Fabio, tu che adesso sei dimagrito, però un po' mangi lo stesso. Sì, la gambusa del class 40, perché chiaramente per parlare di problemi apparentemente banali, ma che banali non sono, c'è anche quel tema lì, ovviamente non essendo una barca da crociera non hai frigorifero, anche se Luca vorrebbe metterlo, ma io sono contrario. non ha frigorifero, ma che sia parlate, come potete immaginare, dal tipo di barca, dal fatto che sia una navigazione abbastanza, un modo di navigare abbastanza impegnativo, che non ci sia una cucina ma c'è un fornello basculante, non è che proprio si possano gestire le cose come siamo abituati a gestirle normalmente durante le navigazioni d'altura su barche normali. Quindi la cambusa, infatti nei corsi che faremo sarà fatto così, la cambusa sarà fatta a monte e ci sarà ovviamente un grande utilizzo di cibi liofilizzati che vanno semplicemente insomma uniti a dell'acqua calda e scaldati, aspettare qualche minuto e sono pronti, cioè il venditore apposta per quello, e a soluzioni di questo tipo, quindi a cose conservabili sotto vuoto, diciamo che non sarà proprio un'esperienza culinaria particolarmente interessante, ma confidiamo che sia interessante per altre cose. Però è un tema che va studiato in dettaglio anche quello,
è programmato, l'ha programmato in modo preciso per non portarsi robe inutili o peggio, robe non conservabili, e anche per non avere il problema opposto di trovarsi senza risorse sufficienti, che invece sono fondamentali, insomma, per il costo di prima, le energie ci devono essere. Domanda sui ballast. La pompa dei ballast per spostare quasi 800 litri d'acqua deve essere potentissima? Come funziona? No, in realtà se per spostare intendi il passaggio da sopra a sottovento, forse ci siamo espressi male noi prima, non c'è una pompa, per quel passaggio c'è soltanto una presa, quindi quel maniglione centrale che indicava prima Luca e che magari Michele può far rivedere, è sostanzialmente una paratia in mezzo al circuito, per cui nel momento in cui bisogna far passare l'acqua non si fa altro che aprire quella presa e l'acqua per forza di gravità passa da sopravvento a sottovento. Quindi per completare, quando devi pronti alla bira, devi scendere, aprire quella presa, praticamente avrai 800 kg sottovento, la barca che sbanderà ancora di più, a quel punto chiuderai la presa e a quel punto lì uscirai, cazza volante sottovento che diventerà quella sopravento, recupera un po' di scotta e via. E quindi quando virerai, quell'acqua risulterà sopravento. Ecco, quella lì centrale rossa appena a poppa via del sedile, per intenderci, è quella di cui stavamo parlando. In realtà però, per non dire, per, insomma, non essere, per non omettere nulla, c'è una pompa su quel circuito che è la pompa che può servire, può essere utilizzata per caricare l'acqua all'interno del ballast. Banalmente sto uscendo dal porto e ho bisogno di caricare l'acqua. Per questo c'è una pompa che può essere utilizzata, dico può perché se la velocità della barca comincia a essere sui 8-9 nodi, sostanzialmente con il periscopio che è comandato da quell'altra presa un po' più a prua, si riempie da sola. Se invece questo non fosse sufficiente, c'è appunto una pompa che permette di richiamare acqua all'interno del ballast prescelto. Bene, c'è qualcuno che dice con chi ha fatto la Jacques Vabre questa barca, però scaramanticamente meglio non dirlo. No, adesso mi sfugge, un ragazzo francese di giovanissimo, proprio giovane, adesso poi lo c'è Mick, vedrai che ci aiuterà, mi sfugge il nome perché non me lo ricordo ora, comunque non è un italiano, è un bretone e molto bravo. Luca, due parole mi è venuto in mente adesso, Martin Lucart, se non sbaglio. Ok, esatto, Martin Lucart. Due parole sulla gestione dell'equipaggio. Gestione dell'equipaggio è una nota dolente per tutti, credo, per tutti gli istruttori, per tutti i maschi, per tutti i comandanti. Non è una nota dolente, dai, è una nota delicata. Delicata. Allora, mi piace raccontare questa roba. Nella prima traversata oceanica che avevo fatto, più o meno avevo 18-20 anni, l'avevo fatta con Omero Moretti, il top degli skipper, uno skipper di un'esperienza, potrebbe scrivere centinaia di libri. E ricordo che in un momento difficile, a bordo, in una gestione di equipaggio un po' complessa a causa del mal di mare, mi dice in Emilia, eccolo qua, grande Mick, eccolo qua, numero uno. E mi disse, ricordati che la cosa più difficile nel diventare comandante è gestire l'equipaggio, non condurre la barca. E io a quei tempi non avevo ben chiara questa cosa. Nel tempo poi, quando anch'io ho fatto tutta l'esperienza, ho capito che aveva ragione. Una delle
e questo è una cosa molto importante su cui lavorare, soprattutto per chi porta allievi, per chi porta equipaggi inesperti. Una frase che sembra una frase fatta, ma è assolutamente importante mettere a fuoco in questi casi, che l'essere leader è un'azione, non è una posizione, quindi bisogna allenarsi, bisogna lavorarci un po' su questa cosa a livello mentale. Quando imbarchi delle persone che non conosci, ti può arrivare un allievo che magari nella sua sfera privata ha molta leadership, no? Perché magari è al comando di una importante azienda, ha un team molto forte sotto, quindi è veramente leader. Quando ti arriva in barca, tu devi gestirla questa situazione. La differenza fra, e io questo è una delle cose che faccio molto ai miei corsi, agli armatori, la differenza fra autorevolezza e autorità è fondamentale. Questo sarebbe una cosa su cui lavorarci sempre. Nel momento in cui tu metti in campo, hai perso l'autorevolezza, devi mettere in campo l'autorità, tu stai perdendo, quindi ti stai mettendo in una situazione. Se tu non sei un leader, ma perché sei stato messo lì, quindi a capo di un'azienda, a capo di una scuola, a capo di quello che sei, a capo di un equipaggio, e non lo sei, il gruppo subito ti sgama, puoi confonderla un po', ma poi alla fine esce. Ed ecco che bisogna lavorare su questa cosa. Vi è mai successo che chi era in quella posizione non si rendesse conto di non essere all'altezza? Non avete mai sentito dire, ma non si accorge che sta sbagliando, no? No, sicuramente l'avete sentito dire, no, ma non si accorge che sta sbagliando. No, molto probabilmente non si accorge. E come fate? Quindi una piccola pillola su cui lavoro tanto nella gestione dei gruppi, sono i feedback. Cioè far girare i feedback, no? Un allievo, se quella persona si comporta in quel modo, ha sempre ragione. Parti sempre da questo: se si comporta in quel modo lì, un motivo c'è. Devi capire qual è il motivo, no? E non andare in scontro. Faccio un esempio che ho visto che su alcuni comandanti funziona. Quell'allievo non riesce a fare la manovra, ok? Quando arrivi in banchina, parli con questo allievo, gli chiedi, ma dimmi dove secondo te, come posso fare ad aiutarti, ok? Mettendosi dall'altra parte. Ed ecco che lui ti dice, guarda, io tu mi fai fare quella manovra lì, ma io non riesco perché, ecco qua, io ho acquisito un feedback, gli rifaccio fare la manovra, portandolo più dove lui ha bisogno, ed ecco che il feedback che ho avuto di ritorno lo mette in condizione di fare la manovra. Quindi, secondo me, un comandante, siccome da quando io sono molto fissato sul comando, nel senso, il comandante nel momento che porta 5 allievi, che lascia il porto, deve riportare quegli allievi a terra in qualsiasi tipo di condizione, e per portarlo deve avere ben chiara la fase della leadership. Poi ci sono dei leader naturali come Fabio, che non ha bisogno di fare questo tipo, perché lui ha questa gestione di se stesso, ha questa gestione, e come Fabio tanti altri. Ma quindi, secondo me, la gestione del gruppo non è da sottovalutare, ma sarebbe un argomento su cui lavorarci. Non so se anche a te già anche sono capitati dei gruppi difficili. E se sei d'accordo che questa è una parte importante del comandante, del vero comandante, chiaramente, non di quello che non ha idea. Certo. Diciamo. Assolutamente, chiaramente ognuno ha il suo stile, l'autorevolezza o ce l'hai o non ce l'hai, poi lo stile può essere anche molto diverso. C'è anche quello che alza un po' troppo la voce, ma senza andare a irritare l'equipaggio o componente dell'equipaggio, cioè quello che è molto tranquillo e non alza mai la voce. Ognuno ha il suo stile, l'importanza è avere rispetto
ovviamente, e direi che gli allievi poi vengono un po' a tua immagine e somiglianza. Io ho degli esempi, una volta Caprera, diciamo che si urlava un po' troppo, mi ricordo i primi anni, e questi istruttori hanno un po' figliato, e ne trovi ancora, una cosa che a me dà molto fastidio proprio questo aspetto. Comunque, ognuno ha il suo stile, l'importante è che, anzi, quando c'è il caso un po' più complicato in equipaggio, a me personalmente piace trovare proprio il canale di comunicazione. Esattamente. E riuscire a mettere in comunicazione questa persona che se ha qualche problema, magari con me, forse ce l'ha anche con qualcun altro dell'equipaggio, perché è lui una persona un po' più difficile. Allora lì la sfida è interessante. A me personalmente diverte, guarda un po'. E infatti, a conferma di quello che stai dicendo, tu cerchi di capire, quindi fai girare i feedback, fai girare la comunicazione. Poi tu puoi lavorare solo su quello che sai, non su quello che non sai. Quindi, e secondo me i formatori hanno, gli istruttori, i comandanti hanno bisogno di feedback per poi lavorare meglio sulla persona. Anche perché poi quando succede un piccolo incidente, un'emergenza, anche piccola, molto probabilmente di solito la tua autorevolezza potrebbe essere minata da queste situazioni se tu non hai sotto mano questa cosa. Io se posso aggiungere, io credo che una delle cose più importanti sia quello di responsabilizzarli di fatto il più possibile, e in questo fare corsi invece, cioè fare il comandante in un corso piuttosto che in una crociera è più facile, dal mio punto di vista. Nel momento, noi diciamo sempre a chi viene a fare corsi di autonomia, ormeggio, tua, qualunque corso, abbiamo una cosa che diciamo sempre: sforzatevi di far finta che siete voi al comando, che ciascuno di voi è il comandante, cioè responsabilizzatevi in questo, perché quando andiamo a fare i corsi, ci siamo passati tutti, anche per me è stato così, penso che sia stato per tutti, per quanto insomma uno cerchi di apprendere ovviamente il più possibile, ha sempre un retropensiero più o meno conscio, secondo me, che sì, vabbè, d'accordo, ma qualunque cosa succeda, Giancarlo è lui il comandante, sicuramente risolverà tutto, che per carità è naturale ed è giusto che sia così, però questo un po' rischia di deresponsabilizzare. Noi cerchiamo di responsabilizzare il più possibile e di essere presenti il meno possibile. Banalmente, in una navigazione di una settimana che si fanno in turni da due ore, ovviamente noi non siamo pozzetto 24 ore su 24 per una settimana, quindi ci sono realmente tutte delle fasi in cui gli allievi portano la barca da soli per tante ore, e controllano da soli punto nave, fanno da soli il carteggio, compilano da soli il diario di bordo e tutto quello che c'è da fare in una navigazione d'altura, che sono un milione di cose. Questo uno li responsabilizza, quindi noi crediamo che dia, come dire, un ulteriore valore al formativo, al corso, ma soprattutto li rende più che tuoi allievi, tuoi complici, se mi passi la parola, tuoi complici della navigazione, e su questo costruisci ovviamente un canale di comunicazione che è molto più privilegiato rispetto a quello che invece secondo me è univoco, del comandante che ti dice orza, poggia, piuttosto che ora di prendere una mano, insomma, ecco. Secondo me c'è molto da lavorare, c'è molto da trasmettere e da apprendere. Io lo ripeto sempre, io credo di aver imparato di più dagli allievi che sono venuti in barca con noi di quanto io ho potuto trasmettere a loro, e non lo dico per falsa modestia, non sono realmente convinto. Ho visto che c'è un messaggio, vai. Sì. Piacerebbe vedere un video o parlare di planate e Gennaker. Io dico che forse sarebbe il caso di provarle a questo punto.
Guarda, questo è lo, questo è il Gennaker grande, un 200 metri. Ecco, una cosa bella di questi Gennaker, ecco, una cosa che magari si usa poco, siccome sono molto grandi, hanno gli snuffer, quindi hanno gli snuffer, le calze, quindi c'è una tecnica per ammainarli, prima di ammainarli li chiudi e poi dopo li ammaini, ma Maurizio mi sembra si chiamava, vieni in barca che proviamo insieme. Esatto. Poco appariscente quel Gennaker lì. Dobbiamo parlare con Martin Lucchiard, dobbiamo parlare con lui, l'ha fatto lui. È più grande delle case di molti di noi. So. C'era una domanda sull'acqua, in quanto tempo passa da una parte all'altra sui ballast, però non so se ne avete già detto, in quanto tempo... No, non l'abbiamo detto, ma abbastanza veloce, una ventina di secondi, se non ricordo male, passa, credo che intenda il passaggio da sopra a sottovento, una ventina di secondi mi pare passi tutto, quindi è una roba abbastanza rapida. Anche se 20 okay. secondi con 750 kg sottovento non devono sembrare pochissimi, insomma. Va bene, ragazzi, dite? Abbiamo fatto un sacco, siamo andati lunghissimi, speriamo di avervi tolto qualche dubbio e regalato qualche emozione in questi momenti difficili di Covid, che per quanto mi riguarda ne usciremo con qualche dettaglio. Qualche chilo in più. Chilo, però ognuno penso abbia avuto il tempo di farci un po' di considerazioni personali. Per di quanto sicuro. Mi riguarda adesso, quindi appena chiudiamo qui scopriremo che cosa ha detto Conte, no? Parlava questa sera, scopriremo quando andiamo in barca e quando possiamo partire con questa avventura di questo Class 40 che non vediamo l'ora di partire e arrivare a Gibilterra e poi fare tutto il mento. Perfetto, allora io passo ai ringraziamenti a chiudere la serata, quindi ringrazio Luca e Fabio per la preziosissima partecipazione, spero di navigare presto con voi su questa barca fantastica. Primo, per chi ci ascolta, vi ricordo che per provare l'esperienza dell'altura, a parte il corso C5 altura del CUC che abbiamo detto, il Class 40 di Luca e di Mastersea di Fabio sarà a disposizione anche dei soci dell'Associazione Allievi nonché quadrante lombardo, nel senso non a disposizione, ci sarà la possibilità di provarla. Dobbiamo metterci d'accordo, diciamo così. Okay. Sicuramente, ci mettiamo d'accordo. Perfetto, ringrazio anche Michele Zuccala che ha curato tutta la parte tecnica, eccolo qui, grazie Michele. Ciao a tutti. Che non mi hai mandato a quel paese, diciamo, per tutte le menate che ti ho fatto ritoccare, vabbè. Ringrazio un amico carissimo Carlo Romano che ha confezionato l'intervallo senza pecore ma con belle immagini, con lo stacchetto finale alla grande. Ringrazio anche per ultimo lo staff del mio quadrante che in tutti questi anni mi ha dato una mano a gestire l'attività, specialmente quella di deriva e come anche altre attività, quindi li nomino tutti: Pierre, responsabile attività di deriva, Vittorio, Eleonora, Dani, Alessio, Andrea, Antonio, Davide, Franco, Gaetano, Giorgio, Luca, Sergio, Oscar, Silvana, Simone e Selene. Vi ricordo che sarà possibile vedere, per chi non ha visto questa sera, il video incontro, sarà registrato su questo gruppo. Ciao a tutti, mi raccomando, navigare sempre e sempre in sicurezza, e soprattutto la barca deve essere sicura, ok? Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao. Grazie dell'ospitalità. Speriamo di vederci presto dal vivo. Ciao Luca, ciao Fabio, ciao Michele. Ci vediamo in mare, ragazzi. Ciao. Ciao ragazzi.